qui sempre al SIGEP con Pier Giorgio Pietta, professore dell'Università di Brescia, professore di biochimica nutrizionale. Lei ha scritto un libro dal titolo Frumento, farri, chicchi di salute, segale, avena. Sì, dunque questo libro è stato scritto grazie al contributo dell'Italmil ed è un libro che vuole fare il punto sulla situazione relativa al pane in generale e poi a specifici cereali che vengono utilizzati per la maggiore per panificare. Il consumo di pane, soprattutto se è un pane ricco di fibra, ricco di oligoelementi, di vitamine, cioè un pane fatto con farine che ricordano il chicco originario, fa bene. Anche il pane fatto con la farina 00 fa bene. Certo, non va mangiato solo pane bianco. La dieta deve essere varia e in una dieta varia inserirò pane bianco e pane invece fatto con una farina super. Ma sempre il pane comunque fa bene. La conclusione è che il consumo regolare, moderato, come deve essere fatto per tutti gli alimenti, di un pane fatto con una farina che conserva molte fibre del chicco e gli altri componenti del chicco è sicuramente salutare. Le fibre possono essere buone o meno buone. Quello meno buono sono quelle dell'insalata. Le fibre dei cereali e quindi del pane sono ottime perché sono fibre che con acqua danno una massa viscosa che ritarda lo svuotamento gastrico, quindi senso di sazietà. La massa viscosa rallenta l'assorbimento di glucosio, quindi bassa glicemia. Questa massa viscosa passa poi al centro, al colon, dove abbiamo i microrganismi buoni e cattivi. Quelli buoni consumano, mangiano la fibra viscosa producendo acidità, acidi, acido acetico, lattico, il che vuol dire salute del colon. Gli acidi liberatisi danno un segnale diretto di sazietà all'ipotalamo. Quindi cosa vogliamo di più? Mangiamo un pane fatto bene, cioè un pane fatto utilizzando farine ricche di fibra, ricche di minerali e vitamine, e sicuramente la salute ne avrà vantaggi.